wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T e oggi siamo su Brave Frontier RPG per le vocazioni della bellissima Ginevra Omni. Quindi, sì, non sono ancora tantissimo convinto di Ginevra, però, boh, qualche vocazione non fa mai male. E c'è anche la super vocazione onore, yay! Ci sono anche Sephia e Tilith. Poi, volevo dire, se dovessi trovare subito Ginevra, magari andrò a evocare anche per... com'è che si chiama lei? Leona, che è l'unità della collaborazione con King of Fighters. Quindi andiamo a evocare per Ginevra. C'è il bonus degli Elgif che fanno praticamente schifo fino alla 15ª evocazione, e alla 25ª evocazione poi avrete sicuramente Ginevra se non l'avete evocata per le prima. E ho 26 gemme più 2 più il terzo biglietto che mi daranno dopo che ho fatto 3 evocazioni, però non sprecherò forse tutte le gemme, anche perché tra un po' si avvicina il terzo anno e quindi sapete tutti come funziona. Prima summon, porta ovviamente rossa, si spacca in giallo e non è un omni. Scusate il casino, ma sono fuori. Oh, questa qua non ce l'avevo, non so chi è. Vediamo. Leona. Ah, Leona, ha stesso nome hanno. È un'altra Leona. Questa qua però, ehi, c'è da dire che ha due belle ragioni di essere evocata. If you know what I mean. Comunque, Leona prima summon. Leonan. Leona è una 6-7 stelle massimo. Ah, che bello le porte rosse. Sì, ci piacciono tanto. Comunque stamattina ho anche evocato per One Piece. Ah, sta qua. Forse è buona per il Third Dark. Shelly, oracolo, vabbè. E diciamo che non è che sia felice delle evocazioni di questa mattina di One Piece. Ok, porta multicolore. Speriamo che si spacca, ti prego. Ah, oh, si è spaccata. Ok, allora, potrebbe essere qualsiasi cosa si spera in Ginevra, così almeno si finisce di evocare. Ed è... Ishui. Buono, è un mitigatore che annulla i danni critici. E fa... credo di sì, e fa anche altro. Adesso, scusate, ma non mi ricordo bene quello che fa. Ah, oracolo. Cavolo, oracolo. Vabbè, appena lo porto ad Omni sicuramente gli cambio tipo, perché vedere i suoi oracolo è una cosa veramente brutta. Intanto ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa avete trovato voi, se avete evocato per Ginevra, dato che tutti quanti la stavano aspettando in teoria, però c'è chi sì e c'è chi no. E andiamo a fare la prossima evocazione. Oh mio Dio! Ok, va bene, ok, sì, la porta d'oro, vabbè, ci piace, come no, certo. Sempre accetta le porte d'oro. Yura. Yura non l'ho mai avuto. È già 6 stelle però, mi sembra. Sì, anima, buono. Yura non me ne faccio niente però, perché Yura ormai è un po' vecchiotto. 5 vocazioni direi che possono bastare, anche perché, come vi ho detto, mi voglio tenere un po' le gemme per altre volte. Quindi faccio l'ultima vocazione e... sperando di trovare, boh, almeno un Omni o qualcosa di più carino. Ok, porta multicolore, speriamo in un break. Ok, dopo vi devo dire una cosa perché fa ridere come cosa. Va bene, quinta evocazione, Ginevra. Va bene, ok, io non so cosa dire. Fatemi fare un attimo uno screen. Allora ragazzi, sono qua con Gabri. Ciao a tutti ragazzi. So che tutti quanti lo stavate aspettando. No, non è vero. Ed è guardiano. Gli cambierò magari il tipo. Allora, cosa c'è di strano nel fatto che ci sia Gabri? C'è di strano che
Allora, sono con lui da un po' e siamo andati a fare una cosa insieme. E diciamo che abbiamo fatto uno spacchettamento e ha trovato robe belle lui, no? E io ho trovato schifo. No, cioè schifi non proprio, però lui ha trovato robe belle. Adesso gli ho fatto evocare e le indovinate un po' le due porte sette, da sette stelle, chi è che le ha toccate? Ecco, vi lascio immaginare. Quindi vabbè, va bene, ok, grazie Gabri. E con Ginevra, vabbè, con Ginevra in... Dov'è? Sei Ginevra? Con Ginevra qui, ora noi ci salutiamo. Dov'è sei Ginevra? Ginevra, mi sarebbe piaciuto averne due Ginevre, perché una tenerla a 7 e l'altra evolverla ad Omni, però vabbè. Ginevra guardiano. Ah, comunque basta Brave di fare le gambe da ragazzina che gli scappa la pipì di The Sims. Dai, basta. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video, è stato un piacere. Vi ricordo che potete trovare il link di Telegram se volete chattare con altri ragazzi che sono appassionati di Brave, One Piece, in descrizione, anche il link della pagina di Facebook e altre informazioni. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.